Alla Galleria d'Arte Piero della Francesca, storica galleria retina fondata nel 1969, questo sabato si inaugura la mostra personale di Alberto Zamboni. Siamo qui con il titolare della galleria, Giorgio Vaiani Lisi. Ci parli di questa mostra curata da lei personalmente. Alberto Zamboni è un artista bolognese 47enne che vanta già una carriera molto importante alle spalle. Ha partecipato ad importanti rassegne internazionali, tra cui la Biennale di Venezia, ed ha esposto in numerose gallerie in Italia e all'estero. È la prima volta che espone ad Arezzo, ma è rappresentato dalla mia galleria ormai da alcuni anni. Le sue opere sono già presenti in importanti collezioni locali, ma anche straniere. È un artista figurativo, molto amato dal pubblico per il suo stile che è poetico e tra l'altro anche molto inconfondibile per quelli che sono i soggetti che rappresenta. È una mostra questa che fa da prologo a un anno importante per la Galleria d'Arte Piero della Francesca. Perché? Sì, nel 2019 la nostra galleria festeggia 50 anni di attività, è stata fondata dai miei nonni e poi è stata portata avanti da mio padre prima e poi adesso da me. Mio padre tra l'altro è mancato di recente, gli dedico questa mostra. Grazie alla nostra collaborazione ci siamo orientati ancora di più sugli artisti emergenti ed in particolare sul figurativo, dando sempre più spazio a quelli che sono i giovani, che sono una cosa molto importante, diciamo, per il panorama artistico nazionale e non solo. Alberto Zamboni è un artista di grande talento che sa davvero toccare le corde dell'anima. Infatti, non a caso, la mostra è stata intitolata Incanto. Allora diamo appuntamento a tutti all'inaugurazione insieme all'artista sabato 24 novembre alle 18 su invito. La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero dal 25 novembre. La Galleria d'Arte Piero della Francesca, ricordiamo che si trova in Corso Italia ad Arezzo. Grazie infinite.